Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ho da togliere questa antenna, eccola qui, che è adesiva, che veramente ho messo io qualche anno fa, 2-3 anni fa, perché portava l'antenna normale, solo che come ricezione non è proprio il massimo. Come vi dicevo, ha il biadesivo e non si è spostata di una virgola, infatti tiene veramente bene. E spero di staccarla facilmente, ma ora vi voglio far vedere questa nuova che ho preso com'è fatta. Prima di tutto raga, come vedete è molto più grossa, la forma è molto più simile a quella originale, anche il colore è molto più simile, è proprio il bianco perla, mentre l'altra è un po' più chiara, un po' diversa. Ma soprattutto sotto, ecco qui, possiamo vedere questa parte, diciamo, in rame, che andrà poi a fare da antenna, che è molto più grossa al confronto di questa qui che già ho montato. Quindi come ricezione sicuramente dovrebbe essere meglio. Questo è quello che esce nella confezione, l'antenna, il biadesivo, questo qui, e il bulloncino, ecco qui, che dopo andremo a vedere. Ok raga, ora prima di tutto dobbiamo togliere questa vecchia. Avendo sotto il biadesivo, raga, voglio fare una prova con del nylon per cercare di tagliarlo. Praticamente è un normale filo di nylon, anche quelli da pesca ad esempio vanno bene. Eccolo qui raga. Sotto si è infilato. Ora andiamo a tirare e a forzare così leggermente. Ora speriamo che il nylon tagli il biadesivo. Andiamo a fare questo movimento qui e vediamo cosa succede. Ecco raga, vedete, dopo qualche minuto di questo lavoro qua sembra che il biadesivo comincia a tagliarsi. Vedete, sono arrivato quasi a metà dell'antenna. Anche qui ho fatto leggermente e infatti entra sotto. Mi aspettavo peggio, quindi è un lavoretto che si fa facilmente. Eventualmente potete utilizzare anche queste spadoline qui, vedete? Sono in plastica e non si graffia nulla. Lascio tutto quello che utilizzo sempre sotto in descrizione del video per chi ne ha bisogno. Ok, proseguo con il lavoro. Anche da quest'altro lato, raga, è andato, quindi penso che ormai di biadesivo ce n'è rimasto ben poco. Ok, io direi che possiamo alzare. Ovviamente sotto è uscito di tutto. Eccola qui ragazzi. Mentre sotto raga possiamo intravedere la vera e propria antenna, sarebbe questo filamento qui in rame, che è molto piccolo al confronto di questa qui. Vedete, ce n'è di più. Quindi in teoria dovrebbe prendere meglio. Ok, andiamo a svitarla, andiamo a pulire. In questo caso, raga, ci servirà una chiave da 8 mm. Eccola qua. E questa qua la possiamo buttare. Ora dobbiamo fare solo una bella pulita in modo che il nuovo biadesivo possa prendere bene. Ok, andiamo a mettere il biadesivo sotto, che esce sempre nella confezione, ma prima controlliamo queste piccole viti a stella, non si sa mai, potrebbero
essere lente. Ok, e andiamo a mettere il biadesivo. Devo dire, per com'è morbido, raga, è sempre un po' una scocciatura. Eccolo qui, sembra che comincia ad andare. Ok. E questo è andato. Eccoci qui, ragazzi, sul tetto. Non vi preoccupate, è sempre la cascai, solo che ho approfittato per mettere della pellicola nera sulla parte finale del tetto, in modo da ricreare un effetto unico del tetto panoramico. Poi vi farò vedere al lavoro finito. Comunque ho voluto conservare il colore dell'antenna sul bianco. E tornando all'antenna, io lascio questo pezzo qui, ma comunque nello scatolo esce tutto l'occorrente per mettere o il dado o il bulloncino. Ok, andiamolo a collegare. Ora dobbiamo collegare questo filo qui, ovviamente sull'antenna vecchia. Prima però vi consiglio di mettere un po' di grasso, assolutamente, sia sopra che sotto. Ancora di più, raga, se mettete il bulloncino, perché poi altrimenti non si sviderà più, sarebbe questo bulloncino qui. Ok, andiamo a bloccare. Questo, raga, lo voglio mettere verso l'avanti, in modo che abbiamo poi lo spazio per muovere l'antenna. Non dovrebbe darci fastidio. Facciamo qualche prova. Andiamo a bloccare. Non troppo forte. E questa qua, raga, abbassiamo, in modo che non ci crea problemi. E andiamo a provare. Non ho tolto il biadesivo proprio per questo motivo. Ok, sembra che chiude bene e la possiamo regolare come meglio vogliamo. Ok, blocchiamo definitivamente, però attenzione, ragazzi, non troppo forte. E ora possiamo togliere il biadesivo. Vi consiglio, raga, di posizionarvi proprio dietro all'auto, giusto al centro, in modo che potete posizionare l'antenna in modo più preciso, più uniforme. Ok, questo io lo poggio qui. E vado a posizionarla. Mentre la posizioniamo, raga, appoggiamola soltanto in modo che possiamo poi vedere se tutto va bene, senza schiacciarla. Per tutta sicurezza, raga, possiamo anche misurarla, possiamo utilizzare un qualsiasi metro,
facciamo questa battuta qui alla battuta del portapacchi sopra. Ok, andiamo a schiacciare definitivamente. Facciamo aderire bene il biadesivo, quindi teniamo schiacciato per qualche secondo. E abbiamo concluso, ragazzi. Poi qui ho da montare altre cosette, alettone, eccetera, però poi vi faccio vedere in un altro video. Ok, ragazzi, per l'antenna abbiamo concluso. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video.